una messa in onore di San Francesco di Sales per riflettere sul ruolo dei giornalisti e degli operatori della comunicazione nel contesto di un mondo sempre più variegato. Quella della festa dei giornalisti, celebrata il 24 gennaio nel ricordo del proprio santo patrono, che fu studioso e vescovo di Ginevra e si dedicò al giornalismo e alla stampa nel periodo a cavallo tra il 1500 e il 1600, è ormai una tradizione consolidata ed ha visto quest'anno il suo culmine con la celebrazione eucaristica ospitata dalla cappella feriale della parrocchia della Santissima Trinità di Andria. A presiedere la messa il vescovo della diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi, il quale non ha mancato di evidenziare l'importanza del ruolo dei giornalisti come portatori di una verità che va sempre ricercata e custodita. La verità è un fatto oggettivo, non ci sono tante verità, ce n'è una sola e noi la dobbiamo cercare con spirito libero, sereno, non con spirito di parte, e la dobbiamo anche servire con amore, con passione e con generosità. La celebrazione è stata organizzata dalla diocesi di Andria con l'apporto dei rappresentanti dell'arcidiocesi di Trani, Barletta e Biceglie, due comunità, ha sottolineato Monsignor Manzi, unite all'insegna dello spirito di collaborazione. Anche questo è un segno che vogliamo dare, riuscire a fare delle cose insieme senza spirito di competizione ma con spirito di collaborazione. È un segno anche questo.